No, che nuovo, esiste da una vita. Che fa? Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Con la signora Leda Orlandi. Leda? Sì. Da dove chiama? Da Milano. E quanto ha vinto? 1.000.000. Vedo che lo sa benissimo da E allora, grazie Wendy. Grazie a te Paolo. Stai qui perché insieme a Raffaella Carrà, a Luciano De Crescenzo, a Katia Ricciarelli e a Sandra Mondaini abbiamo visto far l'ingresso nel Teatro 10 di Cinecittà all'inizio della puntata una stupenda auto disegnata da Pini Infarina nel 1936. Ebbene, in collaborazione anche col CNR, cioè con il Centro Nazionale di Ricerche Italiano, sempre Pini Infarina ha realizzato due progetti assolutamente unici, due prototipi di auto veicolo che vi presentiamo adesso, a cominciare dal primo, l'Ethos 3. Madrine, Mario Infante, Raffaella Carrà. Da Tezze sul Brenta, Antonio Lago e Luciano De Crescenzo. Adolfo Magagnini di Bologna con Katia Ricciarelli. E Pierino Baccifava di Treia in provincia di Macerata con Sandra Mondaini. Io mi auguro che siano andate bene le cose per voi. Andate bene? Bene, sono contento anche per lei. Io, ma... Come è andata? Benissimo. Sono felice. Molto bene. È andata bene. Allora, siamo contenti per come siano andate le cose per le vostre contrattazioni, affinché questo varietà abbia anche un servizio importante, cioè quello di essere una vetrina e un sistema per tutti voi di poter contattare. Prego, vieni Wendy, perché adesso abbiamo anche il responso su quello che sarà il cervellone, ti chiedo scusa, grazie. Ah, prego. Il cervellone della serata, attenzione, sono arrivate tantissime telefonate con il televoto e tra i nostri quattro inventori vince, non guardate, con una differenza microscopica, l'invenzione madrinata da Raffaella Carrà, Mario Infante di Roma, al Motauto. 62.227, prego, telefonate, ecco la signora che lo raggiunge, la medaglia d'oro della zecca di Stato e l'opportunità di essere nella grande finale di 15 giugno, sabato 15 giugno su Rai 1, la medaglia per lei. Complimenti e auguri. Avete visto in grafica qual è stata la soluzione per tutti gli altri inventori. Io voglio ringraziare tutti voi, ringraziare Raffaella Carrà, ringraziare Luciano De Crescenzo, Katia Ricciarelli, Sandra Mondaini. Ricordate la domenica delle azalee, ma ricordate anche che domani è la festa della mamma. Permesso, è la festa della mamma e alle 20.50 ci sarà una grande serata su Rai 1 insieme a Gabriella, a Milli Carlucci, e ai ragazzi dell'Antoniano di Bologna, anche Toto Cotugno e tutti gli altri. Con noi personalmente l'appuntamento è dalla prima.